Nei miei video parlo spesso di quanto sia importante fare un'ottima copertina, un ottimo titolo, ma YouTube ha recentemente rilasciato anche un'intervista durante un evento ufficiale americano dove ha dichiarato che uno dei fattori più importanti e interessanti per valutare poi la crescita e quanto effettivamente poi l'algoritmo e le persone apprezzano il vostro video è il watch time, quindi quanto le persone stanno a guardare il vostro video. Più le persone restano, più l'algoritmo pusherà il vostro contenuto. E quindi come facciamo noi, poveri comuni content creator, a aumentare questo watch time? Ci sono ovviamente due modi. Uno è lo scripting, quindi come prepariamo effettivamente il nostro contenuto. Il secondo, quello che interessa a noi oggi, è l'editing, il montaggio e la composizione del risultato finale. Se non siete ancora iscritti alla mia newsletter, vi invito davvero a farlo, perché ogni settimana prendo tutte le informazioni che trovo da creator americani, creator italiani, clienti, consulenze, eccetera, le condenso in una mail e ve la mando senza sforzo. Vi basteranno 5 minuti che potete ascoltare o leggere. Insegnamento gratis, quindi se vi fa piacere è gratuito, fatelo. Un modo unico per dare varietà ai nostri video è cambiare spesso l'angolo di ripresa, quindi avere effettivamente qualcosa che interrompe un attimino la monotonia di magari noi che parliamo, come sto facendo io davanti a questa camera, per 10 minuti fissi. Ovviamente cambiare l'inquadratura aiuta tantissimo, ma non tutti hanno a disposizione più camere, ovviamente, giustamente. Ci sono degli hack che possiamo utilizzare per creare questo effetto di multiple camere, e ovviamente il primo più semplice, se guardate per esempio Yaki Dale nel canale Tech Dale o anche nel suo canale ovviamente principale, lui quello che fa è sostanzialmente col suo iPhone fa veramente tante inquadrature, è un approccio più vlog alla creazione di contenuti anche se parla di tecnologia, e fa vedere con un solo dispositivo, crea un percorso narrativo. Questo è molto semplice soprattutto se lo fate anche in fase di scrittura. Direttamente da Austin. Questo è ovviamente la base, non ci servono più camere, possiamo utilizzare la stessa identica camera, però non registrare in modo fisso su un treppiede, ma muoversi in un ambiente. Ovviamente non è sempre fattibile. C'è un piccolo trucco che ha utilizzato un grande youtuber americano che ha oltre 3 milioni di iscritti, che è Graham Stephan, e cioè il riflesso, o meglio la specchiatura della camera. Cosa significa? Questo è un metodo strano che non ho mai visto, ma potrebbe essere effettivamente molto interessante, soprattutto se avete una camera non come questa frontale, ma una un po' a tre quarti. Quello che ha sostanzialmente fatto lui in passato è prendere questa inquadratura e rovesciarla, creando di fatto due inquadrature diverse. Sì, è un po' strana da vedere, ma c'è un piccolo trucco che possiamo utilizzare in editing per renderla meno strana. Possiamo andare nella sezione Inspector in alto a destra, per esempio qua su Final Cut, su DaVinci è uguale, e quello che facciamo con la camera che abbiamo appena rovesciato o specchiato è aggiungere uno zoom. Sentirete spesso la parola zoom in questo video, mi scuso a priori, però è effettivamente una tecnica che viene utilizzata in diverse salse. Dato questo abbiamo due inquadrature e il risultato finale è questo, è prendere questa inquadratura e rovesciarla. Numero 2, testi e titoli animati, sovraimpressione, sono utilizzati moltissimo soprattutto con l'arrivo dei sottotitoli anche nei contenuti verticali, ma c'è un modo cringe di farlo e un modo figo per fare e utilizzare questi testi. I titoli sono spesso utilizzati per enfatizzare un'emozione, enfatizzare una parte del video, e appunto dobbiamo utilizzarli così. Dobbiamo sfruttare anche il potere dei suoni e degli effetti sonori per enfatizzare ancora di più. Guardate questo esempio. E io inizio col dire una cosa: non sono un grande fan dei Fallout, perché mi piace da impazzire l'ambientazione, ma non li ho mai apprezzati per il gameplay, per il fatto che di base non hanno una vera e propria trama e io mi ci spaccavo un po' il cazzo. Ma Ma come avete visto, l'impatto che dà il secondo titolo rispetto al primo è veramente diverso, veramente molto più efficace, tant'è che è anche un tipico episodio dove la persona che sta guardando il video si ferma un attimo, magari è deconcentrato, sta facendo altro, sta passando l'aspirapolvere e sta ascoltando il vostro video. Quando usiamo un effetto del genere,
rischiamo che la persona si giri e dice: ah, che cazzo è successo? Ok, abbiamo enfatizzato sia audio che video, creando un effetto anche di novità all'interno della testa della persona che continuerà a guardare il video. Questo sempre ricordate in ottica di aumentare il watch time, rendere il tutto meno monotono, perché poi alla fine è quello, rendere tutto meno monotono dalla semplice camera frontale che spesso si vede nei video YouTube. Il terzo suggerimento è molto figo anche se siete per esempio dei buoni oratori. Io normalmente quello che dico è che se siete bravi a parlare anche a ruota libera, potete permettervi quel parlare in camera fissa, però diciamo che c'è tipo il 99% di persone che non sa farlo bene, quindi ci sono davvero poche persone brave a parlare alla camera che ti coinvolgono anche modellando la voce. Io non sono uno e probabilmente neanche voi siete una di queste persone. Se lo siete, buon per voi. Camomilla aromatizzata, miele e vaniglia, testosterone, vieni a me. Per l'appunto voglio parlarvi degli zoom ancora. Comunque sia, parliamo di zoom, quindi zoom dinamico, quindi uno zoom costante che si avvicina sempre di più al soggetto, creando quella sorta di ti prendo e ti porto con me in questa avventura, in questo video. Ho guardato recentemente tanti video di Maurizio Merluzzo e lui utilizza tantissimo questa cosa e sfrutta questa cosa dello zoom dinamico che si avvicina per enfatizzare dei momenti. Molti di voi so che sanno già utilizzare questo effetto, ma non lo usano per mancanza di voglia. Non è un'accusa, perché anch'io in passato non avevo voglia di farlo. Ci sono però dei metodi molto fighi in tutti i software ormai che permettono di farlo in maniera automatica. Su DaVinci abbiamo il Dynamic Zoom, su Final Cut abbiamo l'effetto Ken Burns che si trova nella sezione Crop, quindi taglio. Se non avete questo effetto, comunque vi basta semplicemente impostare un keyframe dove inizia la clip, andare alla fine della clip e aggiungere un altro keyframe, quindi un altro blocco. Ora nel secondo che avete aggiunto aumentate lo zoom dell'immagine e se voi schiacciate barra spaziatrice o play vedete che c'è questo zoom costante verso il nostro soggetto o oggetto. Jump cuts! Allora, cosa sono? I tagli secchi. Ecco, i tagli secchi che sono utilizzati tantissimo male. Proprio male. E la cosa che vogliamo fare con i jump cuts è creare un aiuto a noi stessi quando, per esempio, sbagliamo una frase, dobbiamo ripetere quello che viene dopo e utilizzare tipo questa. E utilizzando il jump cut, come vedete, possiamo effettivamente ravvivare la cosa e rendere tutto un po' più fluido. La cosa interessante che dobbiamo fare assolutamente quando utilizziamo i jump cuts è innanzitutto tenere una linea degli occhi sempre nella stessa posizione. Vi faccio rapidamente un esempio. Se io faccio un jump cut così, è strano, insolito, mentre se io utilizzo un jump cut così, è molto più efficace, molto più normale da vedere. Punto 5, avere un gruppo Telegram. No. Pessimo questo. Comunque ragazzi, un gruppo Telegram di assistenza, in realtà di aiuto e di collaborazione tra youtuber, quindi ci mandiamo copertine, titoli, idee per i video, tante belle cose. C'è il link in descrizione, c'è veramente una community pazzesca che saluto e ringrazio perché siete davvero fantastici. Ci vediamo su Telegram. 5.1, che è il vero consiglio sull'editing: non scegliete musiche a caso nei vostri editing. La sensazione e lo spirito che abbiamo quando dobbiamo fare degli editing è prendere delle belle musiche e schiaffarle nel video, così magari un bel lo-fi, un bel chill-hop, qualcosa di che ci sta senza una parte vocal, senza una logica. Beh, questa è una strategia che bene sì può funzionare, soprattutto all'inizio, perché dà un po' più di vivacità, soprattutto se abbiamo un audio di cacca e quindi abbiamo tanto rumore di fondo, ma c'è un modo migliore per farlo. E gira il video di Otto Kliman, vai! Guardate la differenza con il vero video di Otto Kliman. Il trucco sta semplicemente nel trovare prima ancora la musica e montare il video sulla musica. E questo non è una cosa scontata, perché solitamente si fa il contrario. La cosa migliore che potete fare, anche per una questione di ritmo umano, perché noi siamo abituati a ascoltare la musica e ritmare. Il classico batti il piede quando ascolti qualcosa, no? Abbiamo un ritmo naturale, quindi se noi prendiamo una musica che ci l'emozione, cioè veicola l'emozione che vogliamo trasmettere in quel video e creiamo pian piano un ritmo come un metronomo, capiamo effettivamente come dobbiamo montare
le parti poi video. È una cosa davvero forte, potente. Il problema è che tante volte non riusciamo a trovare la musica che vogliamo, quindi è un po' un casino trovarla, dobbiamo un po' adattare il tutto alle musiche che abbiamo libere. Io utilizzo da 3 anni ormai Epidemic Sound, che non è uno sponsor di questo video, ma semplicemente è un tipo di servizio che io adoro, mi veramente facilita tantissimo anche la ricerca delle musiche, perché adesso ha introdotto anche una funzione di intelligenza artificiale, e quindi ve lo straconsiglio. Ce ne sono tantissimi, anche Artlist è un buon sito da quanto ne so. Comunque sia, se siete interessati, ho un link in descrizione con lo sconto di 30 giorni, quindi primo mese gratis se poi volete acquistare il servizio, quindi se volete testarlo potete provarlo. Parliamo di tagli, inquadrature, J-Cut e L-Cut, che è una cosa che può sembrare confusionare all'inizio, però è una cosa fondamentale, la utilizzano un sacco di persone, e uno dei miei preferiti, e lo ammetto perché sono un fan, Yotobi lo utilizza tantissimo la tecnica del J-Cut e gli L-Cut, che non sono nient'altro che effettivamente far arrivare l'audio prima del video, creando un flusso audio, quindi un flusso di discorso continuativo e senza stacchi. Questo aiuta tantissimo, soprattutto se dobbiamo cambiare scena o semplicemente vogliamo collegare dei pezzi di video dove siamo noi magari in movimento e noi statici alla scrivania. Se noi riusciamo a tenere una parte, questo è importante anche farlo in fase precedente, quando andiamo a registrare, noi teniamo una parte tranquilla dopo che abbiamo detto la battuta, tipo questa qua, e poi agganciamo quello che è la frase successiva o un voiceover successivo. Guardate il video di Yotobi che capite subito. Massimo 3 all'anno. Ho iniziato a chiedere alle persone che mi circondano una semplice domanda. Tu te li ricordi i sogni che fai? La differenza è fortissima. In editing è molto semplice, in realtà vi faccio un esempio con Final Cut, vi basterà andare nella vostra timeline, spezzare le due clip, prendere quella che arriva dopo, clic col destro, staccate l'audio in modo tale che si muove diversamente dal video, quindi l'audio sta e il video si viene praticamente tagliato, e tagliate quello che è un pezzo di video, quindi quei primi mezzo, un secondo di video, in modo che creiamo questo audio che arriva prima del video, appunto generando questo effetto. Ovviamente potete fare anche il contrario, quindi anticipare quello che è il video e posticipare l'audio, dipende un po' dall'effetto che volete dare. Il numero 7, che è la creme della creme, utilizzate con sapienza questi trucchi ed altri nei primi 30 secondi. Perché i primi 30 secondi? Perché ormai l'attenzione delle persone, come ben sapete, è molto molto limitata. Se siamo per esempio su video brevi, perché queste tecniche si applicano anche ovviamente anche a short, reel e TikTok, ecco i primi 3 secondi in quel caso. In ogni caso me ne rendo conto anch'io che fare un video come per esempio Michele Molteni, che ha un montaggio follia, lui addirittura ha detto in un'intervista recente che lui monta pezzi, quindi fa la giornata di lavoro per esempio al cantiere del mega bunker, torna a casa, monta il video direttamente a casa e poi il giorno dopo prosegue col video, quindi è diciamo un video che continua ad andare di settimana in settimana. Il problema, fortuna sua, sfortuna nostra, è che lui lo fa di lavoro tempo pieno, molti di noi non hanno effettivamente così tanto tempo per montare un video, quindi la cosa essenziale è cercare di condensare, diciamo, la nostra sapienza in fase di editing nella parte principale, cioè la parte iniziale del video, e poi eventualmente andare ad ammorbidire un pochino quello che è la frenesia o comunque la qualità del montato. Questo permette allo spettatore di ovviamente essere coinvolto, e poi una volta che è coinvolto, è stato tirato dentro nell'argomento, più facilmente resterà se i primi secondi sono d'effetto. Il giusto compromesso tra quanto editare e il risultato finale, cioè views, iscritti e quant'altro, è molto complicato. Ci ho fatto un video che vi lascio qua sopra, che potete andare a vedere, perché ho fatto proprio un confronto con un nuovo canale interessante, quindi guardatevelo. Ah, tra l'altro questo video l'abbiamo creato con la nostra community durante delle live stream, quindi abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale per generare parte della copertina, parte di questo script, e utilizzato anche in fase di post, in editing, un software per tagliare le clip. Figo, vero?